Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. E da sono io di Tekken. Benvenuti a questo speciale. Una volta aver finito il gioco di Tomb Raider 3 o Tomb Raider 3, che dir si voglia, possiamo venire qua. Nella... Bentornato nella mia umile dimora. Sentiti libero di dare un'occhiata intorno. Ok, e grazie Lara. Quindi, vediamo cos'è cambiato. Ci invita a casuccia sua. Vediamo subito il bagno della camera da letto con questa vasca da bagno incredibilmente grande. Come sempre le proporzioni sono quelle che sono, però le dobbiamo accettare. Vediamo anche qua due chest, cioè vabbè, uno sarebbe il bidet, immagino, sì. Ma sono praticamente uguali. Qui abbiamo un enorme lavandino, abbiamo il letto col caminetto, qui abbiamo un tasto che apre questa, sì, dove, beh, vabbè, li pigliamo. Il caminetto che brucia. Non so se ci fa male, probabilmente sì. Io non mi ci tufferei dentro. Poi se... qui vediamo un quadro un po' pixeloso. Siamo al piano di sopra. Alla fin fine l'architettura della casa è rimasta invariata come era creata, quindi almeno quello è rimasto uguale. Adesso mi guardo solo se mi sono perso qualche cosa, perché non mi ricordo tutte le differenze di ogni singola casuccia, quindi voglio non perdermi niente, perché sennò poi voi mi dite ti sei dimenticato quello, e tanto me lo direte lo stesso, perché... perché se fai tutto no... ma che ne so, ma si trovano sempre qualcosa, qualche... piccolo pulviscolo che... ma non hai visto quella roba? Ma più che altro andremo abbastanza spediti. Beh, non ovvio. È che possiamo starci 2 ore. Sì, sì. Spediti con corriere proprio. Allora, vieni di qua. Questa chiude, vero? Sì. Quindi era inutile. Ma almeno siamo sicuri. Qui non si vede un cacchio, ma sappiamo bene che porta alla soffitta. Quindi ci è inutile. Eccoci qua. Soffitta che anche questa mi pare di ricordare che era uguale. Qui ci sarà solo da spostare una cassa poi, ma è una cosa che vediamo poi. Questo non ci si attende. Mi sembrava spaventato, maggiordomo della cacca. Come al solito potremmo fare il giochettino che tutti sapete col maggiordomo che andremo a fare. Beh. Qui abbiamo la sala ricreativa. Lo so perfino io. Con pianoforte, televisore, Dolby Surround, stereo, c'è un po' di tutto. Qui abbiamo biblioteca con libri, tanti libri. Un po' spoglia, al di là dei libri, tira questa. Wow. Abbiamo spento il fuoco. Qui c'è una seggiola, non c'è nient'altro. Adesso che abbiamo spento il fuoco, siamo liberi di venire da questa parte. Ah. Eh sì. Se vogliamo poter fare tutte misteri. Le cose... Eh sì, hanno aggiunto un po' di cose carine. Vi ricordo, voi lo saprete già, ma ci sono metodi anche per evitare di fare certe cose e riuscire lo stesso a fare tutto. Lo so, ragazzi, io faccio tutto come va fatto. Allora, da questa parte. Qui c'è quella cassa. Ma prima... ah, già che fa i versacci il maggiordomo. Ma non ci starà mica seguendo fino a qui. Ci prova. Ma comunque si sente. Qui siamo ritornati alla soffitta. Abbiamo creato una scorciatoia. Questa parte. Non me lo vedo sbucare al maggiordomo. Che rumori che fa. Sì. E abbiamo recuperato anche questi. Poi
Veniamo qua, tiriamo questa. E ok, non so se era tempo, quindi io direi, diamoci una mossa. Merda. Speriamo che non si richiuda, sennò dovremmo rifare tutto. Dai, e salta! No, c'è un muro. Se vuoi dare uno sguardo intorno, premi e tieni premuto il tasto guarda, quindi spostati nella direzione che... No, si è chiusa, l'ho sentita. Dove cacchio era? Era lì, mamma mia. Lara! Cos'è, mi vuoi male? Ce la facciamo. Non mi ricordavo dove stava. Andalo lì. C'è morto. Sarà ben pagato almeno. Lara i dindini ce li ha, eh. Ce l'ha il cash. Allora. Pronti? Opla. Si apre. Ok. Vai. Per la seconda volta. Che non sarà l'ultima. No, ti prego. Salve. Non lo voglio il tè, non è ora del tè. Ah! Ma questa volta ha funzionato. Non male, wow! Era così che doveva andare anche la prima. Vai, vai, vai! Sì, sono in tempissimo. Allora, possiamo andare. Ok, qui abbiamo zona acquario sottoterreno. Wow. Sono in piranha? No, si può entrare in acqua tranquillamente, lo faremo anche. Sono pesciolini. Nulla di cui preoccuparsi. Beh, meno male, perché di che cosa se ne farebbe di piranha? Per far sbranare qualcuno che gli sta sulle valle. Abbiamo un busto. Tanto per arricchire un po'. Sì. Opla. E passando da questa parte abbiamo per l'appunto la possibilità di andare a farci un bagnetto coi pesci. E voi direte, perché questa cosa? Perché Lara mette le chiavi qui. E è un posto, secondo lei, adeguato? Beh, probabilmente per salvaguardarla. Ok. Comoda. Se non sai nuotare, però sei fregato. Ah, sì. Dovremmo avere tutto il tempo di non perderci la vita. Sarebbe il colmo morire in casa propria. Affogato. Sì. Anche se può succedere. Ho capito, ma con Lara, tutti i posti dove è stata che ha rischiato, poi ci rischiate in casa tua dentro la vasca dei pesci. E poi il maggiordomo non se ne accorgerà mai. Ah, figurati. Non viene qua. Non ha il fisico per venire qua. Rimane fuori dalla porta a fare le puzzette. Se si apre la porta, okay, c'è no, vero, non stai scherzando. Okay, questo è difficile. Devi effettuare un salto con rincorsa esattamente... Senti, Lara, allora, questo ve lo dico, sarebbe tutto il terreno di addestramento con tutte le cose, ma... come quello con la dovuta rincorsa. Ce ne frega. Il tutorial? Sì. Non mi va, voglio solo farvi vedere tutto quello che c'è. Qui abbiamo proprio la piscina, che non è quella della vasca da bagno, è molto più profonda. Possiamo vedere una vetrata per far entrare... la luce solare. Castino. Sì, non volevo farvi fare un tuffo. Porca miseria! Ok, altra stanza con leva. Leva che aprirà un'ulteriore porta che ci permetterà di andare in un'altra stanza segreta dove potremo vedere tante belle cosine. Bene, adesso acceleriamo. Spingi in avanti e tieni premuto il tasto scatto. Quando raggiungo la linea bianca, premi il tasto salto e io eseguirò un tuffo con avvitamento. Non capito niente.
Allora, qui c'era altro. Non lo Vediamo. so. No, mi sa che qui erano tutte cose di addestramento. Qui non abbiamo lasciato indietro niente di là, vedo della roba. No, ma sono solo finestre. Vieni di qua. Allora, torniamocene di qua. Qui c'è. Ah, dai. Allora, maggiordomo, vieni con me. Che ti porta in un bel posto. Lì c'è la cucina. Avete già capito. Eccolo lì. Guardate come dice no, questa volta non succederà, questa volta non me lo fa. Poverino, però, dai. Lo fanno il 100% delle persone che giocano questo videogioco. Io trovare qualcuno che non l'abbia mai fatto è impossibile, è impossibile. Quindi veniamo qua, apriamo il nostro frigorifero Che spazioso enorme, in dove ci effetti. teniamo i prosciuttoni. Perdonate la lentezza. Vieni, ho proprio bisogno di una tazza di tè qui al freddo. Eccomi, signorina Croft. Ciao. Addio. Ti vogliamo ricordare così. Ma rimane dentro per sempre? Sì. Cioè, vabbè, se non lo liberi tu. No, non è vero, perché rispawna poi fuori una volta che facciamo una cosa, ma vabbè. Allora, levetta, opla, ci giriamo e filiamo, veloci. Dai. Ok, ce l'abbiamo. Stanza dei trofei, quindi inerente anche agli altri giochi, come possiamo vedere il pugnale. Sì. Come possiamo vedere questo è un'anticipazione del quarto, che sarebbe un prequel il quarto. Quindi ci sta. Qui ci stanno i frammenti di un DLC e questa una testa, boh, forse anche quello, boh, non ho capito molto bene. Poi, ci schiaccia contro il muro e qui abbiamo il giardino esterno che non è che sia cambiato poi un granché, credo. Ah, Là c'è la hanno messo il statua. cavallo. Sì, c'era un pesce forse, un enorme Sì, pesce. forse. Mi Non ne sembra di. sarei sicura al 100%. Siamo anche schiantati la faccia sul cavallo. Lara è mai andata a cavallo nei giochi? No. Non chiederlo a me. In moto, in cosa? E quindi la chiave che abbiamo preso la andiamo a utilizzare qui. Dovete sapere che noi in casa abbiamo una pista di addestramento per andare sul quad e quindi hanno aggiunto questa simpatica Adesso vieni, parte. bello. Avvicinati al veicolo e per saltarci sopra premi il tasto azione. Lo so, sarebbe sempre di addestramento. Comunque, facciamocelo un Prendi giretto, l'ultimo dai, colpo. che questo è divertente. Non è facile. Sicuro che dovrebbe andare di là, speriamo. Speriamo. Non Sì. si capisce proprio. Oh! È che se non mi ricordo la pista, adesso mi faccio un giro di prova, così poi mi ricordo com'è. Di qui? Di lì, Sì. È sicuro? una scorciatoia. No, si può, si dovrebbe andare di là, ma è una scorciatoia per fare Oh, quello. K. 39, non mi piace. Anche E perché sono allora andato a vai. schiantarmi 100 volte. Facciamo un po' meglio, ragazzi. CTR? No, non No. ce l'avrò fatta. Non c'è. Stiamo andando un po' meglio. Ok. Dai, non ci Questo. No, sale. gli dà fastidio salire. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto 39, adesso 35 e 93, va più che bene. Allora, andiamo all'ingresso, che tra l'altro c'è anche un metodo per guidare il kart fuori da qui, lo conosco ragazzi, ma non ci interessa. Allora, andiamo da quest'altra parte. Dovremmo arrivare al campo invece di addestramento, Ah, sì. quello.
Quello militare, per intenderci, dove hai tutto il percorso di addestramento. Sì, c'era anche nell'altro. Sì. L'hanno un po' impreziosito con ulteriori cose, quindi andiamo a vederlo, andiamo a farlo solo una Vediamo in volta quanto come tempo si può viene. completare il percorso d'assalto. Sei pronto? Sì, prontissimo. Già una penalità. Ragazza, non mi ricordo bene le cose, quindi. A parte il fatto che non è che mi sia così importante. Penalità. No, non ci è arrivata. Ma perché non sto prendendo i tempi giusti. Penalità. No, non penalità. Va bene. Su, su. Tutta bagnata, non va bene. Adesso si piglia un raffreddore. Penalità per il raffreddore. 40 secondi. Già tempo di me. No. Opla, tagliamo. Penalità? No. Pensavo che tagliando una piattaforma. È Salto qua? di là? Mamma? No. Penalità. Penalità. Ho fatto la cagata. Penso che dovevo fare il doppio salto. Ma vabbè. Non me lo ricordo. Qui si capisce che devo appendermi. Opla. Facciamo da bravi scolaretti. Mamma mia, sta in alto tutta sta roba. Non è un percorso militare normale. Cavolo, per quello che fa Lara se non si addestra così. Hopla! Yeppa! Ah, c'è pure il passaggio subacqueo. Qui risaliamo di sopra perché credo che sia obbligatorio per non Sì, ho avere visto una penalità. fune. Sì, c'è la carrucola. Quindi penso che sia necessario. A parte che ormai con tutte le penalità che ho preso. Ma chi se frega, non è nostro obiettivo fare bei Dai. punteggi. Anche perché non si sblocca niente che io sappia facendo punteggi alti. Poi fatemi sapere se c'è qualche cosa che si vede nel caso di un tempo ottimo. Qui sotto? Sì. Cambiami la visuale per favore. Ah, pistol. Ebbene sì, hanno aggiunto anche una sezione di addestramento allo shooting. Tra l'altro con intanto il nostro amato maggiordomo che si vuole far sparare. Tenta di difendersi con un vassoio. E noi lo secchiamo. Non è vero, non è seccato, si rialza dopo un po', ma io me ne frego, guarda. Tanto mi dirà mega penalità perché non li hai abbattuti tutti. Non me ne frega niente. Sì, Infatti. penalità. Ma chi se ne frega, tanto l'ho fatto. Ma quanto ti deve pagare a te per farti fare pure da bersaglio? Quanto? Non Tirati lo su. so. Alla tua età, poi va, ti sto sparando nel collo. Povero anziano. Vabbè. Si è anche rotto la schiena su una cassa, vabbè. Dai, farvi vedere. Il glitch, come salire sul tetto Oh. della casa. Uno, due, tre. Roba. Si può anche usare nel gioco questa cosa, durante il gioco in determinati punti con questa cosa si riesce a fare molte cose particolari. Io non l'ho usato perché è un metodo di truccare, lo usano soprattutto quelli che fanno le speedrun utilizzando quelle cose, ma non sono interessato. Qui vediamo un... Una texture diversa. Sì, molto strana. Strana strana, chissà a cosa serve. E io Magari direi. qualcuno sa, ditecelo. Ditecelo. Io direi che ci salutiamo qui. Spero che anche questo speciale vi sia piaciuto. Per questo è tutto. No, non ci si può arrampicare di più, c'è il limite. Ok. Quindi, un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Sono le Mi ditecche. raccomando, diteci le vostre, raccontateci le vostre esperienze.
Lasciate un commento, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo alle prossime serie che speriamo siano sempre di vostro gradimento. Va bene, non riesco a posizionarmi in una maniera ottimale. C'è il muro. Ok. E quindi grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Ho voluto finire bene.